Don Carlo Misilmeri e Cus Palermo si affrontano per la 20ª giornata del campionato di eccellenza Girone A, amici di Sportisili. Ben trovati al Giovanni Aloisio di Misilmeri in una partita in cui la formazione guidata da Salvatore Aronica cerca subito di attaccare qui lo sprint di Ambro sulla destra, la palla deviata da Carnevale, poi non riesce a ribadire in rete Raimondo Lucera, ma attenzione, minuto 7, Mustacciolo, uno dei volti nuovi di casa Cus, scambia con Nuccio, riesce ad evitare anche Colombatti, si presenta a tu per tu con Marino e non trova la porta, occasionissima, gigante per il Cus, ma a questo punto la partita svolta in maniera definitiva. Qui Mendola riceve al limite dell'area, la fa girare col sinistro, batte Carnevale, la sblocca la Don Carlo Misilmeri che dopo il pericolo vissuto qualche minuto prima si scrolla di dosso qualche paura, riesce a sbloccarla, l'abbraccio davanti alla panchina, è ancora in gol Luigi Mendola. Una sentenza quando c'è da far gol, ma attenzione qui alla punizione di Concialdi, respinge la barriera, palla che arriva a Riccardo Pellegrino, solita bordata col sinistro, la palla che si insacca all'angolino alla sinistra di un incolpevole Carnevale. 2-0 per la Don Carlo Misilmeri che adesso gioca letteralmente sul velluto. Altro abbraccio davanti alla panchina della squadra oggi in tenuta blu, ancora Concialdi qui sprinta sulla destra, riesce ad arrivare nei di rigore, converge, cerca di liberarsi per la conclusione, poi la palla arriva dalle parti di Manfre che non calcia bene col sinistro, palla che si perde abbondantemente fuori, poi altra azione molto pericolosa della Don Carlo, questa volta si sviluppa un calcio d'angolo, il cross di Lucera per il colpo di testa che si perde alto da parte di Ambro. Pochi minuti dopo però arriverà il tris con Pellegrino che sgasa questa volta a sinistra, mette al centro per Vincenzo Manfre che arriva per primo sul primo palo, batte ancora Carnevale, gol del 3-0, partita definitivamente in discesa per la Don Carlo. A questo punto però ci tocca scusarci per l'assenza della quarta e della quinta rete della formazione di casa, il 4-0 firmato da Manfre, il 5-0 firmato da Piero Concialdi con un'azione individuale. Passiamo dunque alle immagini del secondo tempo, scusandoci ancora per l'inconveniente, ma qui la grandissima parata di Carnevale sul tentativo da parte di Giuliano, poi azione ancora sulla sinistra con i nuovi entrati, prima Matera con il tocco persino che se la porta al limite, calcia con il destro, la palla però si impenna e si perde sopra la traversa. Pochi minuti dopo però Lucera sgasa, arriva sul fondo, mette al centro con l'esterno per Claudio Lavardera, ancora in gol davanti al proprio pubblico, c'era riuscito due settimane fa a Castellammare, questa volta firma la rete del 6-0, risultato che si arrotonda ancora di più per la Don Carlo Misilmeri che qui perde una brutta palla e innesca la ripartenza del Cus Palermo con un altro subentrato, ovvero sia Taibi, il quale non viene accompagnato dai compagni, viene lasciato solo dagli avversari, allora decide di calciare con il destro dalla distanza, palla fuori, torna ad attaccare la Don Carlo, qui scodella lo nigro sul calcio di punizione, Giuliano la mette al centro, serie di rimpalli, la palla non viene allontanata, allora ci prova lo gerfo, tiro respinto da Carnevale sui piedi di Samuele Caracappa che trova il gol del 7-0, primo gol in campionato per lui, aveva segnato in Coppa contro la Mazzarese sempre al Giovanni Aloisio, gol che serve più che altro per aggiornare le statistiche. Torna nel finale a provarci il Cus Palermo che comunque non molla, qui Taibi cerca di liberarsi, riesce a saltare Giuliano, poi calcia, colpisce il palo, poi nell'azione che si sviluppa ancora c'è la conclusione che si perde fuori e quindi si chiude con un'occasione per il Cus Palermo, ma prima c'è il gol dell'8-0, cross di Pellegrino per Lavardera, secondo assist di Pellegrino, secondo gol di Lavardera e partita che si chiude sul risultato di 8-0, anche perché di lì a poco, come stiamo per vedere, il direttore di gara fischierà tre volte, porrà fine alla partita, torna a vincere in casa la Don Carlo che si avvicina seppur di poco alle battistrada Enna e Acragas, finisce 8-0, da Sportisili è tutto, alla prossima!